Entriamo adesso nel vivo del nostro dibattito. Io innanzitutto saluto tutti i relatori che vedo presenti, che sono il dottor Giuseppe Pove, il professor Gaetano Servidio, il dottor Paolo Telesforo, il dottor Giovanni Messina, professor Giovanni Messina, il dottor Sergio Lo Caputo e passo subito la parola per i saluti istituzionali al direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, che è il professor Valerio. Lo faccio perché in realtà questo talk, come sa anche il professor Pove, che adesso vedo appunto in collegamento, in un primo momento avevamo pensato di farlo al nostro Dipartimento di Lettere, prima ancora in realtà avevamo pensato di farlo proprio dal dottor Bove, dal professor Bove, presso il reparto di radioterapia degli ospedali riuniti di Foggia. Poi vi dirò perché, anche per questo motivo. E naturalmente il fatto di non essere in presenza ci costringe a essere così in telematica, però da un punto di vista proprio della fisicità del luogo, della spazialità del Dipartimento di Studi Umanistici, mi faceva piacere un breve saluto del professor Valerio. Prego. Grazie Rossella, ringrazio il professor Capitanio, ringrazio per le parole che ci ha rivolto Licia Colò e sono molto felice di ospitare tutti i relatori di oggi in questo spazio virtuale che il Dipartimento oggi condivide con voi tutti. Sono molto contento, molto felice, molto interessato perché un talk su umanesimo e clinica viene veramente ad incrociare i saperi come piace fare a noi. Forse perché Rossella lo sa, sono 35 anni circa che studio, un medico letterato del Rinascimento che peraltro annetteva grande importanza alla salute legata al clima, ai climi. Forse perché 2 anni fa, quindi ben prima che le cose succedessero, avevamo immaginato un progetto di ricerca proprio sui contagi, come occasioni proprio di scambio di esperienza intellettuale e come ponte anche tra popoli e culture, perché i contagi riescono ad essere anche paradossalmente questo, e sottolineo il paradossalmente. Vedete, la cultura dell'umanesimo ha donato alla cultura scientifica un punto di vista particolare, il punto di vista dell'individuo, dell'individualità, come in ogni campo del sapere. Anche nel campo della storia della medicina, l'acquisizione della consapevolezza dell'importanza dell'individuo nelle pratiche cliniche, risale in qualche modo a quell'età ed è una peculiarità che va posta in evidenza. Il problema, il punto, è quando poi, come capita ciclicamente, spesso ce ne dimentichiamo, ma non dovremmo farlo, è quando la malattia diviene epidemia, quando la malattia diviene pandemia, perché a quel punto succede che la somma degli individui deve diventare corpo sociale, deve diventare comunità. E lì si scatenano i mille problemi che vediamo attorno a noi e credo che da questo punto di vista la cultura, la letteratura in modo particolare e il dialogo tra le scienze possa invece concorrere a ricreare quel clima di comunità che è fondamentale, una comunità che non deve essere solo a quel punto somma di individui. Insomma, non mi dilungo oltre perché forse troppo avrei da dire, ma io credo che in questo momento il nostro compito è affrontare, quello anzitutto dei colleghi medici, la pandemia dal punto di vista clinico, affrontarlo dal punto di vista scientifico, ma noi tutti abbiamo un ruolo. Diceva un autore molto a me molto caro, che in fondo l'obiettivo, il fine che la letteratura doveva avere era quella di donare una coscienza alla scienza. Ecco, noi cerchiamo di coniugare coscienza e scienza, lo facciamo nei nostri studi e mi fa molto piacere che stiamo cercando di farlo anche nella nostra università facendo dialogare saperi diversi. Quindi ancora grazie a tutti e benvenuti. Grazie a professor Valerio. Adesso passo la parola per un breve indirizzo di saluto delegato
alla ricerca, il professor Nazareno Capitanio, come ho già detto in apertura del nostro programma della Notte dei Ricercatori, ha fatto questo lavoro veramente ciclopico, cercando di mantenere insieme la divulgazione, la ricerca, i vari saperi, gli incroci appunto tra i campi. Come ha detto giustamente il professor Valerio, noi tra l'altro stiamo proprio lavorando a un progetto che vede una intersezione tra letteratura e medicina, sono un po' i nostri studi, e del resto i grandi autori della modernità letteraria avevano assolutamente profetizzato le pandemie, i contagi, le catastrofi. Quindi prego, professor Capitanio, per il suo saluto. Sì, grazie Rossella. In realtà, diciamo, vedo che molti mi fanno complimenti e ad essere sincero, come diceva Einstein, credo, sicuramente, la ricerca scientifica è per l'1% e 1% inspiration e 99% perspiration. Volevo dire che 1% intuizione e 99% è sudore. Ora, se mai io ho avuto, diciamo, una qualche piccola percentuale di intuizione nell'organizzare la struttura di questa manifestazione, realmente il 90% dei ringraziamenti non vanno a me, ma vanno al, diciamo, gruppo formidabile di colleghi del comparto amministrativo che hanno reso possibile di fatto tutto quello che stiamo vivendo. In particolare il gruppo dell'area ricerca. Saluto con piacere il Dipartimento di Scienze Umanistiche che ospita questo seminario, nella fattispecie il suo direttore, il professor Valerio. Siamo ormai al terzo giorno della settimana che anticipa la Notte dei Ricercatori, che sarà domani pomeriggio. Già a giudicare dal numero dei partecipanti o degli spettatori, dovremmo dire in questo caso, abbiamo di gran lunga superato il numero che abbiamo contato l'anno scorso. Stiamo intorno già ai 2000 partecipanti. Ricordo che contemporaneamente alla manifestazione, agli eventi organizzati a Foggia, in oltre 400 città europee si sta facendo la stessa cosa. L'obiettivo è stato ripetuto più volte ed è stato anche importante l'intervento di Licia Colò, è quella di colmare un po' il gap che c'è tra il mondo della ricerca e il cittadino comune, la collettività. Questo è fondamentale per promuovere una diffusione della cultura scientifica che non può che avvenire attraverso una comunicazione precisa, puntuale, direi continua, d'accordo? E questa è una delle mission in cui il nostro piccolo Ateneo crede. Speriamo che sia una mission possible, va bene, parafrasando il titolo di famosi film. Il sottotitolo, forse anche in occasione dei 700 anni dell'anniversario della morte di Dante, che abbiamo dovuto dare all'evento, è "Usciamo a ricercare le stelle", no? È il versetto finale con cui Dante esce dall'inferno. Ed è un messaggio, abbiamo pensato di esprimere con questo, un messaggio di fiducia che porta alla consapevolezza che l'avanzamento delle conoscenze tecnologiche è in effetti l'unico strumento che abbiamo per poter affrontare con successo le sfide attuali e quelle che il futuro ci riserva. La tematica generale della Notte dei Ricercatori di Foggia è la sostenibilità e la biodiversità. Sostenibilità intesa nel senso più ampio. Quello che immagino affronteremo oggi sarà l'aspetto, la sfera sociale e medica della sostenibilità. Il titolo è "Umanesimo e clinica, esperienze a confronto". Quando ho letto questo titolo mi sono ricordato dell'opera di Marquez, "L'amore al tempo del colera", in qualche modo. In effetti la commistione tra le discipline mediche e quelle umanistiche nasce negli Stati Uniti verso la fine degli anni 60, offrendo un ambito di riflessione nuovo che approccia la medicina
punto di vista etico, considerando le componenti psicologiche, sociali e culturali della relazione tra il medico e il paziente. A quell'epoca qualche docente ebbe l'idea di, docente di facoltà di medicina, di introdurre nei corsi di studio la lettura di opere come La Montagna Incantata di Thomas Mann o La Peste di Camus, d'accordo? E l'umanesimo clinico è di fatto un'esigenza che mai come in questi giorni acquista importanza perché direi che a fronte di una medicina tecnoscientifica iperspecialistica, cui dobbiamo molte delle conquiste, basta pensare diciamo, al successo con cui e alla rapidità con cui abbiamo prodotto in meno di un anno diversi vaccini, si è però forse allontanata da quella che un tempo era definita l'arte medica, quella che si occupa dei pazienti non solo dal punto di vista clinico-terapeutico, ma anche dal punto di vista umano ed empatico e non ultimo anche etico. Ma non voglio togliere tempo naturalmente alla nostra eccellente moderatrice che meglio di me saprà guidarvi, va bene, attraverso le tematiche che sono sicuro offriranno idee e spunti di riflessione. Ringrazio di nuovo il direttore e naturalmente tutti i partecipanti per il loro contributo. Grazie. Grazie, grazie al professor Capitanio per questo excursus che ha fatto, che ci consentirà anche di vedere il nesso, appunto, anzi proprio la categoria dei medici che invade la letteratura e ne parleremo alla fine del nostro talk. Allora, io passo subito adesso la parola al professor Giuseppe Bove, che è il direttore della struttura complessa di radioterapia degli ospedali riuniti, un grande professionista del suo ramo, veramente un'eccellenza del territorio. La radioterapia è stata una conquista davvero sudata a proposito di ricerca, ma anche di conquiste del nostro territorio. E la si deve sostanzialmente alla sua tenacia, ovviamente alla sua perizia, alla sua estrema professionalità. Ci tengo particolarmente alla sua presenza, lo dirò anche per quanto riguarda tutti gli altri relatori che abbiamo scelto, proprio perché insomma ben curvati su questo tipo di talk, anche perché con il professor Bove abbiamo condiviso l'esperienza lo scorso anno della Notte Europea dei Ricercatori. Lo ricorderà il delegato che adesso oggi è qui con noi in qualità di relatore, il professor Giovanni Messina. Ci fu in quell'occasione, in quella kermesse che abbiamo potuto fare in presenza proprio nel suo reparto, la trasmissione del cortometraggio La Scelta, proprio creato e girato presso la nostra città in alcune strutture. Questo lo dirò anche a proposito del secondo relatore, che è il dottor Paolo Tedesco. Anche lui è stato un po', come dire, l'anima di questo progetto universitario, scientifico, ospedaliero e ovviamente evidentemente anche artistico. Quindi gli cedo subito la parola. Prego, professor Bove. Grazie, professoressa, e un saluto a tutti i relatori, a tutti i partecipanti e agli illustri ospiti. Grazie innanzitutto per avermi messo come relatore. Non pensavo di meritare tanto, anche perché in questo contesto c'è il compito assegnato nell'esperienza clinica in ogni macchinari. Cercherò di essere chiaro, anche se è un argomento un po' complesso. Voi sapete tutti che la radioterapia è entrata oramai in pieno con tutte le altre specializzazioni e gioca un ruolo fondamentale non solo prima di un intervento chirurgico o di un eventuale trattamento post-chirurgico, ma la radioterapia spesso fa parte nel contesto delle altre discipline, quindi siamo collaboranti con quasi tutti i reparti. Detto questo, mi piace questa sessione, come l'avete impostata, perché tutte le tecnologie, anche le più avanzate, senza l'umanesimo, che è stata una mia priorità, non hanno nulla a che vedere. E allora io ricordo sempre, siccome ho lavorato tanti anni nell'ospedale di San Giovanni Rotondo, che Padre Pio diceva sempre che oltre alla tecnologia e alla scienza, come ha sottolineato anche l'illustre ospite Calò, serve un sorriso e un abbraccio ai nostri pazienti. Detto questo, mi soffermerò un attimino sulle ultime metodiche, perché devo dire che spesso i nostri pazienti sono più preparati di noi. Vengono da noi già con l'intento di dire: dottore, ma voi avete la protonterapia? Voi fate l'IFT, che è una metodica ancora più complessa nell'ambito del meccanismo della radioterapia. Quindi ho preparato poche slides, spero di
siano chiare anche nella complessità della radioterapia, perché negli ultimi anni proprio la radioterapia è una delle specializzazioni che ha compiuto un passo di gigante per quanto riguarda le tecnologie. Quindi siamo passati, qui possiamo vedere la prima diapositiva, non so se si vede. Sì, forse qualche istante per consentire la condivisione. Chiedo aiuto a Luigi Tateo e a Grazia Mariella. Nel frattempo... Io continuo a parlare. Sì, può continuare. Cioè, praticamente noi siamo passati da una semplice radiografia e con tutto quello che comporta per fare un trattamento radiante a trattamenti radianti sempre più complessi. Questo grazie alla tecnologia. Voi pensate che uno dei concetti cardini fondamentali della radioterapia è quello di, quando si irradia un corpo, un tessuto, è quello di salvaguardare gli organi vicini. Quindi un trattamento radiante più è preciso, meglio è. Quindi, ripeto, se possiamo far rivedere... Ecco, adesso ci siamo. Ecco, allora, questo è quello che diceva prima, negli ultimi anni siamo passati da un trattamento radiografico di primo acchito della radiologia, trattamenti sempre più specifici, complessi, quale l'IMRT, l'IGRT e via dicendo. Però vai avanti. Ecco qua, volevo soffermarmi su questo. Questo che voi vedete è un trattamento che non è che veniva seguito negli anni 800, ma fino agli anni 60, 70, 80. In radioterapia il centraggio, in questo caso di un tumore del retto, veniva fatto in questo modo, quindi con grosse difficoltà ad essere precisi, con un grosso coinvolgimento degli organi adiacenti e quindi con grossi effetti collaterali. E suggerisco un piccolo segreto: uno degli effetti, se uno sa fare la radioterapia, è che meno effetti collaterali si vedono in un paziente che sta eseguendo radioterapia, più il trattamento è stato eseguito con precisione e correttamente. Andiamo avanti, quindi noi siamo passati da una radioterapia in 2D ad una radioterapia molto più complessa, cioè addirittura i nostri pazienti, e qui mi apro una parentesi, quasi tutti gli apparecchi, gli acceleratori lineari possono e eseguono trattamenti radioterapici nel 99% di tutti i tumori. Quindi, quando un paziente poi dice, ah dottore, ma io vorrei fare la protonterapia, vorrei eseguire un trattamento presso altri centri, noi diciamo sempre che con questi apparecchi di ultima generazione, il 99% in qualsiasi centro di radioterapia che esegue correttamente le metodiche, può eseguire un trattamento radiante. Quindi, detto questo, non mi soffermo sulle sigle che più sono, diciamo, molto complesse, ma invito sempre i miei collaboratori, i miei colleghi urologi, chirurghi, a venire a vedere da noi come si esegue un trattamento, perché può essere molto istruttivo. Quindi, una volta che il paziente viene fatta la diagnosi istologica, noi proseguiamo con le fasi successive, con il centraggio, con... Ora vi farò vedere, questo qui, per chi non l'ha visto, è il classico acceleratore lineare, che oramai quasi tutte le radioterapie sono dotate. Trattare ora delle patologie neoplastiche con il cobalto è fuori luogo. Andiamo avanti e volevo dimostrare, ecco, questa qui, una volta che il paziente esegue un TAC, viene disegnato slice per slice dai miei collaboratori il trattamento dove deve essere eseguito, cioè il famoso target. Quindi, come vedete, è molto preciso. Andiamo avanti. E a questo punto, dopo aver eseguito il target, noi ci avvaliamo di un'altra figura professionale, perché, come ha detto la dottoressa Lician, io non lavoro solo, ma lavoro in gruppo. C'è tante figure professionali, dall'infermiere al tecnico di radiologia, ai nostri fisici, che hanno un ruolo molto fondamentale. Forse non tutti sanno che in un certo di radioterapia c'è la figura del fisico sanitario.
La figura del fisico sanitario permette non solo di fare un preciso calcolo delle radiazioni che il tessuto assorbe, ma ci dà anche una sicurezza a noi con il famoso istogramma per vedere se la dose che viene data al tessuto è quella che noi abbiamo prestabilito. Detto questo, con questi apparecchi di ultima generazione, voi vedete, iniziamo a eseguire dei fasci, cioè che sono i fasci, degli accessi dei fotoni, perché noi lavoriamo con gli acceleratori, soprattutto con i fotoni e gli elettroni li utilizziamo nei tumori superficiali, i fotoni invece arrivano in profondità. Ma una delle metodiche che ha contribuito di più a diminuire gli effetti collaterali è stato il cosiddetto, troverete perché tutti vanno a smanettare in internet, in multi-leaf polymeter, cioè praticamente noi disegniamo, irradiamo il target, cioè il tessuto neoplastico, e il restante corpo viene protetto da delle lamelle che sono all'interno dell'acceleratore lineare. Detto questo, quindi non solo i nostri pazienti devono essere sicuri del trattamento, ma siamo sicuri noi che non causiamo grossi effetti collaterali. Voi sapete benissimo, nella mia relazione c'erano le esperienze cliniche, oramai irradiare un capparetto o una mammella che ha eseguito una quadrantectomia e successiva radioterapia, quelle famose, tra virgolette, ustioni che la gente parlava, no, prima mi produce ustioni, non se ne vedono più, proprio per questo motivo, per degli accorgimenti anche tecnici, fisici, che vengono adottati per ogni paziente. Non solo, ma la radioterapia può essere, si avvale di altre metodiche, perché proprio uno di voi mi ha chiesto come mai un irradiante il polmone si è sicuri che non venga irradiato un tessuto sano. Dovete sapere che esistono delle metodiche o delle soluzioni cosiddette step and shot, cioè il paziente viene irradiato solo quando riprende la posizione che noi abbiamo dato durante il centraggio. Per cui se il paziente subisce un trattamento, una inspirazione più alta del dovuto, l'apparecchio si ferma. Quindi, come vedete, più tecnologia di questa non c'è. Andiamo avanti, perché non mi soffermo sulle tecniche volumetriche, e anche per stare nei tempi, per non annoiarvi, ma un altro concetto che che è proprio la collaborazione che abbiamo con i nostri colleghi oncologi e con i nostri colleghi della chirurgia per definire, noi lo definiamo prima per ogni singolo paziente, il trattamento individuale, perché ripeto, ogni trattamento di ogni paziente è un trattamento individuale e quindi capirete anche le maschere che vengono fatte ad personam, senza ora mi sfugge la tecnica del GRT e con i famosi vantaggi, cioè il vantaggio è quello che ho detto prima, la possibilità di ridurre il margine di tessuto sano. Questo è il nostro concetto fondamentale. Detto questo, devo anche riferire che negli ultimi anni, grazie al progresso tecnologico e ai continui studi, l'Italia è sempre uno dei primi paesi che affronta questi problemi, grazie anche ai nostri ricercatori. Queste metodiche sono state oramai acclarate in tutti i centri di radioterapia. Può cambiare il nome di un apparecchio, sentirete TrueBeam, acceleratore di ultima generazione, ma il concetto fondamentale è questo. La dose viene data al tessuto sano. Quindi, ripeto, andiamo avanti. Andiamo avanti ancora, questo è solo l'acceleratore lineare. Come il paziente viene posizionato e come voi vedete dall'alto, è quello che dicevo prima, cioè se il paziente inspira in un certo modo, le radiazioni non vengono sospese, non vengono più effettuate. Avanti. Oh, naturalmente tutto questo senza un concetto di umanesimo e spesso proprio di solidarietà al paziente, io mi soffermo molto su questo, perché al paziente viene detto tutto, deve essere
informato su tutto, perché voi pensate bene, questi pazienti da noi vengono per circa 4-5 settimane, quindi si istituisce proprio un rapporto di amicizia che contribuisce notevolmente a far sentire il paziente a casa. Il trattamento, come voi tutti sapete, dura pochi minuti, una decina di minuti, quindi è più la preparazione, e quindi in questi minuti il paziente deve sentirsi a suo agio. Andiamo avanti, quindi questa diapositiva richiude tutto: precisione, accuratezza e costanza del trattamento. E naturalmente nel nostro campo, e qui io chiudo la mia piccola relazione, facendo vedere che prima la radioterapia, l'asinello giù, camminava piano, ora con la tecnologia è sempre più avanzata e sempre in continua evoluzione. E riprendo le parole della dottoressa Colò, che ha riferito prima: la tecnologia è indispensabile, ma non ci può rendere schiavi. Infatti nella diapositiva, quella in alto a sinistra, voi vedete che la tecnologia, troppa tecnologia, può anche interrompere il viaggio di questo nostro asinello. Grazie e ringrazio ancora per l'invito rivolto. Grazie al dottor Bove, veramente, perché a parte la sua estrema perizia, competenza, come le slide hanno dimostrato, è stato anche chiarissimo, ci ha spiegato, ci ha fatto una bella lezione e abbiamo veramente imparato anche noi delle cose. Io poi, che ho sempre, come dire, il compito da moderatrice anche di curvarla dal punto di vista del nuovo umanesimo, come lo abbiamo definito, anche per via appunto del talk stesso che doveva prevedere proprio questo incrocio dei mondi, mi corre l'obbligo di dire che il dottor Bove, oltre ad essere estremamente esperto nella sua materia, davvero un'autorità nel suo campo, è dotato di una straordinaria umanità, e a proposito di quel sorriso di cui si è parlato, ecco, ha fatto sorridere moltissimi pazienti, veramente tantissimi, e quindi davvero lo ringraziamo, perché è un faro nella nostra città per quanto riguarda la radioterapia, ripeto, anche come frutto di una battaglia per averla a Foggia. Grazie dottor Bove, noi la sappiamo impegnato, se ci fa compagnia siamo contenti, altrimenti insomma continueremo il nostro talk. E no, adesso bene, grazie. Cedo la parola, perché appunto sono, come dire, gli ospiti esterni, poi andiamo sui colleghi, al dottor Paolo Telesforo, presidente del gruppo Telesforo, che ci parlerà di questo momento particolare che stiamo vivendo, la luce proprio dal focus della sanità privata. Anche con il dottor Paolo Telesforo abbiamo condiviso degli itinerari scientifici, appunto quello dello scorso anno ci ha visti tutti insieme con il dottor Bove per quanto riguarda proprio la notte europea dei ricercatori. Quindi un doppio auspicio, un doppio augurio ci lega in questo momento. Prego, dottor Telesforo. Buongiorno a tutti. Mi sentite prima di tutto? Sì, perfettamente. Sì. Bene. Un saluto a te, Rossella. Sai che siamo legati da una vecchissima amicizia, quindi solida. Mi fa piacere, ti ringrazio per l'invito. Ringrazio anche il rettore. Mi fa piacere incontrare anche tanti amici. Ho sentito Peppino Bove e mi fa sempre piacere sentire le sue magistrali lezioni. E per noi un punto di riferimento sicuramente forte per questa città, così come sentiremo Messina, che anche, col quale abbiamo collaborato anche l'anno scorso e continuiamo a collaborare, la cosa ci fa enormemente piacere. Io mi tratterrò soltanto pochissimi minuti sul tema che mi è stato assegnato, cioè che è quello della sanità privata nell'attuale momento pandemico, e io cercherò per quanto è possibile di attenermi al tema. La sanità privata di che cosa si occupa? Si occupa in particolare di macrosettori, si occupa di curare, quindi ha un settore che è prevalentemente per gli acuti, dedico agli acuti. Che significa per gli acuti? Quelli che hanno bisogno di fare un appendicite, di togliersi da colicisti, ecco, per dirla, per curare uno scompenso cardiaco. E così via. E in più la sanità privata si occupa anche del settore della riabilitazione. Che cosa significa? Quando un paziente si opera per una protesi all'anca, poi ha bisogno di un processo riabilitativo, e noi ci occupiamo anche di questo. E in più l'ultimo settore, non meno importante ma estremamente delicato, è quello della cronicità. Cioè noi ci occupiamo anche di assistere i cosiddetti soggetti fragili, quelli che sono con più patologie, e che dato la loro età sono più soggetti
alle nostre attenzioni. In più, devo ricordare che siamo anche presenti sul territorio con i centri diagnostici, con gruppi specialistici, con le strutture di laboratorio di analisi, con le strutture radiologiche. Ecco, che cosa ci ha dato questo periodo? Noi abbiamo attraversato questo primo periodo, quello di febbraio-aprile, la prima, diciamo, prima epidemia e poi pandemia. Bene, questo periodo ci ha colto, diciamoci la verità, tutti impreparati, perché non avevamo un programma ben definito, la regione non aveva un programma, anche la regione, la nostra regione, è stata colta, diciamo, di sorpresa da questo evento inaspettato. E allora ci siamo tutti rimboccati le mani e abbiamo capito finalmente, e se ce n'era ancora bisogno, che sì, il Servizio Sanitario Nazionale è unico, però la gestione è affidata al pubblico e al privato e quindi non bisognava fare discriminazioni tra pubblico e privato, bisognava insieme operare per superare queste difficoltà che si erano presentate. In particolare nella prima ondata, quindi è stata, diciamo, io prendo quello che è stata la cosa positiva. Abbiamo capito questo e ci siamo stretti tutti attorno, sia pubblico e privato, per vedere effettivamente che cosa dovevamo fare. E ci ha fatto enormemente piacere incontrarci, quindi organizzarci su quello che occorreva fare, sia con il direttore generale Vitangelo Dattoli del Policlinico, sia con il direttore generale della ASL Vito Piazzola. Io parlo di quella che è l'esperienza che no, nel nostro territorio. E siamo andati avanti anche perché, diciamo, le criticità si manifestavano principalmente nelle strutture delle case di riposo, nelle strutture nelle RSA, e quindi noi, anche noi come privato, abbiamo dato una mano al pubblico per superare questo momento di difficoltà. Cioè, quella frattura che prima, diciamo, prima dell'epidemia, della pandemia, esisteva tra pubblico e privato, all'improvviso è andata via, questa dicotomia non c'è stata più, tutti insieme abbiamo operato per superare questo momento e lo stiamo facendo. Noi che non eravamo chiaramente preparati ad affrontare questa pandemia, abbiamo messo a disposizione, lo dico come gruppo di cui mi onoro chiaramente oggi di rappresentare, abbiamo dovuto mettere su un reparto sia a Foggia che a Biceglie che a Potenza, dove gestiamo effettivamente strutture rivolte alla cronicità, abbiamo dovuto allestire in pochissimo tempo a Foggia 60 posti letto di Covid positivi, 100 posti ne abbiamo dovuto allestire ad Abisceglie e 60 posti a Potenza, un gran numero, chiaramente ce ne sarebbero bisogno di altri, ma improvvisarsi e quindi trasformare quelle che erano le nostre strutture, che erano dedicate alla cronicità, all'improvviso, gestirle in maniera diversa non è stato facile. Comunque noi continuiamo in questa opera, certamente non facile, e come dice, come ha detto il professor Valeri, cerchiamo di fare sintesi tra quella che è scienza e coscienza. Questo sicuramente ci ha agevolato molto perché continuiamo ad operare secondo un nuovo rapporto. Tenete conto che la coscienza noi, se dovevamo, diciamo, rispettare quelle che erano le regole economiche, avremmo dovuto nella prima fase mettere in cassa integrazione, ma anche questa nella seconda, cassa integrazione un bel po' di persone, perché nella prima fase noi eravamo stati interdetti nel fare, nell'eseguire ricoveri per acuti, e invece abbiamo scelto un'altra via, abbiamo scelto di riunirci tutti insieme, di essere tutti insieme, di superare queste difficoltà che comunque si presentavano giorno per giorno. Io non mi tratterrò ancora. La cosa di cui sono felicissimo è che abbiamo potuto smentire, se mi è consentito, quello che non più di un anno fa un famoso teologo e filosofo che molti di noi conoscono, che è Vito Mancuso dell'Università di Milano e di Padova, che diceva che in Italia mancava una religione, civile, capace di legare responsabilmente l'individuo alla società. Manca, dice lui, all'interno della coscienza comune un'idea superiore rispetto all'io e ai suoi interessi particolari. E noi lo abbiamo smentito.
ci siamo avvicinati tutti quanti insieme, ci siamo dati una mano e stiamo proseguendo tutti insieme su questa strada di solidarietà. Grazie, io ho finito, sono stato Grazie, lungo. grazie al dottor Telesforo, anche perché pone l'accento sulla solidarietà, sulla fraternità, che è un ingrediente fondamentale di questi tempi per poter, come dire, accompagnare il percorso di tanti pazienti che evidentemente vivono un calvario di non poco conto e di non poche dimensioni. Quindi grazie davvero e anche per aver dato in questa sua chiave di lettura una, appunto, lettura molto acuta sulla intersezione, soprattutto sull'insieme delle forze che deve comporre il nostro panorama sanitario. Ed ecco perché ci tenevamo ad avere più voci, appunto la voce universitaria, quella privata, della sanità privata e quella ospedaliera. Quindi non più la frattura, come ha detto il dottor Teresforo, ma veramente un modo fraterno, direi, ma ovviamente di grandi professionisti, di straordinari professionisti che collaborano per un fine comune, che poi è la solidarietà di cui per l'appunto parla. Io vi chiederei ancora, innanzitutto metto alla plancia di comando il direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, che è il professor Gaetano Servidio, che ci parlerà proprio di umanesimo e umanità in questo momento pandemico. Lo saluto con grande affetto, non prima di dirvi, e così anche se i nostri due ospiti possono trattenersi qualche istante, che abbiamo un brevissimo contributo video di 1 minuto e mezzo, di Paolo Giordano, uno scrittore a voi tutti noto, La solitudine dei numeri primi è il suo libro che ha fatto veramente un boom di vendite, è stato molto tradotto all'estero, poi c'è Divorare il cielo, ma soprattutto ha scritto di recente Nel contagio, edito da Einaudi. Abbiamo tenuto fortemente ad avere anche Paolo Giordano, che non può essere in diretta, quindi è una lieve differita perché ci fa un saluto in questo breve video, perché lo abbiamo visto molto presente nelle trasmissioni televisive, nei talk, in quanto oltre ad essere scrittore, lui è anche un fisico, quindi ha studiato anche un po' tutti i flussi del contagio, insomma, ha dato una chiave di lettura non solo umanistica, ma anche scientifica. Ci sembrava anche lui, insomma, un ospite importante all'interno del nostro talk, quindi io prego i nostri tecnici dell'ILERN di lanciare questo messaggio di Paolo Giordano e poi do subito la parola al professor Servidio. Ogni anno ho sempre trovato il modo di implicare. Ciao a tutti, sono Paolo Giordano e ogni anno ho sempre trovato il modo di infiltrarmi da qualche parte alla Notte dei Ricercatori per riprovare un po' di quella appartenenza che avevo anni fa quando anch'io lavoravo in ambito scientifico. E quest'anno posso farlo solo così, infiltrarmi tra di voi attraverso un video, ma nonostante l'antipatia per questo genere di video, ci tenevo a farlo perché questo è un anno speciale per la scienza, per tutti voi che la fate o che incominciate a studiarla o che la insegnate. È stato un anno in cui non abbiamo mai visto così tanti scienziati parlare, non li abbiamo mai ascoltati così tanto, e al di là di certi sipari che sicuramente si potevano evitare, di certi personalismi e di certe contraddizioni, probabilmente inevitabili, credo che per la prima volta sia stato chiaro a tantissimi, forse a tutti, che gran parte della salvezza e della sicurezza viene e verrà dalla ricerca scientifica. Ci auguriamo tutti che questo non resti, come dire, una consapevolezza priva di conseguenze, non lo sappiamo se sarà così, ma per il momento festeggiamo questa notte in questo anno speciale e io ci tengo a essere lì presente con voi, seppure a distanza. Bene, grazie, grazie a Paolo Giordano per questa sua bella intrusione, insomma si è definito un infiltrato, ma noi siamo stati molto contenti di averlo. Allora, il professor Servidio, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, una voce assolutamente sul campo, estremamente autorevole, ci parlerà di Covid-19 tra umanesimo e umanità. Prego, professore.
Grazie. Poi un grande onore quello di venire dopo Paolo Giordano, perché ci siamo sentiti tutti numeri primi quando abbiamo letto il suo. Abbiamo anzi desiderato di essere numeri primi nella solitudine dell'eccellenza. E quindi un aspetto particolare. Mi hai costretto a riflettere moltissimo con il titolo di Umanesimo Umanità. Un po' ci siamo dovuti tornare noi medici, che non sappiamo neanche più scrivere le cartelle, siamo dovuti tornare indietro a studiare. E un po' questo abuso enorme della parola umanità e disumanità di questo periodo. Per cui mi sono stato costretto, cercando di rappresentare veramente un po' più i medici e un po' meno i professori in questa chiacchierata, a ripensare che cosa ci ha tolto e che cosa in realtà ci sta dando il Covid-19 da questo punto di vista. E in realtà ci sono alcune considerazioni che voglio condividere con voi e poco altro. Il primo aspetto che mi è venuto in mente è che per la prima volta dopo forse 80-100 anni, cioè dalle guerre, è stata veramente un evento di specie. Cioè la pandemia ha messo non più in difficoltà e a rischio l'uomo, ha messo a rischio per la prima volta la specie umana, per cui ci sta costringendo a riconsiderarci come specie invece che come individuo. E l'umanesimo, a questo me lo insegnate molto più voi, e infatti mi piace molto il riferimento all'individualismo che ha fatto il dottor Giordano, è il problema dell'evoluzione dell'umanesimo. Cioè, non credo che ci sia stato in questi ultimi 30 anni una dominazione dell'uomo nel senso con cui è nato. C'è stata invece una deplorevole esaltazione dell'individuo che ha messo a rischio assolutamente tutto il resto. Per cui la crisi che ha aperto questa pandemia è una crisi almeno di tre livelli. Quella biologica, perché ha messo a rischio ognuno di noi. Quella ovviamente economica, è quella di quella ne parlano tutti. La più bella, secondo me, è la crisi di civiltà, perché siamo stati fino a 7 mesi fa, vivevamo praticamente fuori. Non esistevano. Io conosco gente che non cucinava a casa più da un anno, vivevano soltanto in ristoranti, in club, in circoli, si mangiava soltanto fuori, si viveva nei cinema, si viveva non solo di abbracci, si viveva fuori. Io stesso viaggiavo 40 volte l'anno, a volte andavo soltanto a stringere la mano a qualcuno degli sponsor per ritornare la sera stessa. Che razza di civiltà e umanesimo avevamo portato all'estremo? A un certo punto arriva questo simpatico, ovviamente non ha nulla di simpatico, questo simpatico pazzesco evento, un piccolo virus in un posto sperduto del mondo e non sappiamo neanche bene dove. Non sappiamo se è stato un mercato, un laboratorio, non sappiamo neanche chi l'abbia inventato o se è nato da solo, addirittura il pipistrello. Certo che questo mette in crisi che cosa? La globalizzazione. Quindi siamo diventati in 50 anni globalizzati nei pericoli, siamo diventati globalizzati e interdipendenti nei problemi. Non abbiamo invece affatto globalizzato i pregi dello stare insieme. E questa è stata una cosa fantastica adesso, perché mettiamo in 3 mesi di incredibile lockdown, nell'isolamento costretto a vivere in casa, mariti che sono stati costretti a vivere con le mogli e mogli con i mariti, in un momento esistenziale in cui abbiamo rimesso in dubbio tutto. E quindi in qualche modo sono tornati i valori più belli della vita. E l'unico grande vero valore che io ho scoperto è stato il lievito di birra, che è il vero rappresentante che vince la partita del 2020. Vince assolutamente il lievito di birra e il pane fatto in casa. E allora, per evitare di essere poi alla fine troppo, pure io, troppo trombone, non mi appartiene proprio, la crisi più bella di questo momento è stata la crisi dell'individuo. Basta con l'uomo che domina il mondo, basta l'uomo che si fa divino. Se è la specie che è andata in pericolo, non può che essere la specie a vincere la partita e non il singolo. E allora veramente vi racconto due cose velocissime prima di andare a chiudere. Ciò che io invece ho trovato troppo esagerato è stato il fatto che abbiamo 5, 6, 7 virologi. Il virologo non esisteva 7 mesi fa, è nato 7 mesi fa, è diventato un uomo televisivo, ma tutti questi virologi sono scienziati, non sono medici. Quello che non è stato capace di raccontare il mondo delle televisioni, il mondo della divulgazione, è stata la vita
dei medici. Perché quegli scienziati ci piacciono in fondo tanto? Perché parlano di tecnologia, ci hanno smontato in televisione la proteina Spike, l'hanno fatta vedere in tante forme. Tranquillizza lo scienziato quando ti dice che sarà la tecnologia a vincere. Ma in un mondo in cui siamo tutti collegati in meno di 2 mesi, il mercato cinese ha messo in crisi tutto il mondo. Non è la scienza come tale che può risolvere la partita. Lo è quando l'uomo capisce che non è più individuo, che non è neanche più soltanto specie umana, ma è società di gente tutte insieme a lavorare verso la solidarietà. Perché lo dico? Perché l'unico vera passione, l'unica vera esperienza incredibilmente bella l'hanno vissuto i sanitari. Perché se sentite un po' i racconti di quei pochi che quando sono usciti hanno raccontato, non hanno mai raccontato la solitudine l'hanno raccontata chi rimaneva fuori, che non sapeva cosa fosse successo al papà, alla madre, al genitore, al fratello che stava dentro. Ma chi stava dentro ha raccontato incredibili sensazioni di solidarietà, di umanità. Il motivo per il quale medici e sanitari la mattina dopo si continuavano a svegliare presto e a ritornare in quella giungla in cui per la prima volta nella storia umana era il medico che rischiava di morire e non il paziente che doveva salvare. Era questa la grande sfida lanciata al medico. Sapete perché si continuava a svegliare presto la mattina? Per andare a riagganciare il paziente che aveva lasciato lì quella sera. C'è stato incredibile abbracci, familiarità, solidarietà, aiuti ai pazienti, tra i pazienti. Io ho gente, ci sono una mia simpaticissima collega, una anestesista che si è ricoverata. E ha salvato una vita ricoverata perché il paziente accanto si toglieva la mascherina, l'ha salvata il paziente di un altro paziente. E allora io mi auguro che il contagio che il virus ha portato diventi contagio di umanità. L'umanesimo, come l'abbiamo imparato a vivere e come si è deformato in questi ultimi anni, è probabilmente destinato a fallire. Il futuro è l'umanità intesa come solidarietà tra le persone. Se non riusciremo a ricordarci quello che abbiamo vissuto, se non abbiamo compreso che da soli l'individuo non vince più nulla e che la potenza umana che domina mondo e natura è completamente fallita, non ci sarà un vero futuro per l'uomo, per la scienza. Quindi io mi auguro che si possano raccontare di più le storie dei medici o dei pazienti. Lo so che fanno più paura, ma guardate, sono molto più le storie di vittoria che quelle di sconfitta. Se ci riusciamo, proviamo a raccontare quello e la scienza torna ad essere strumento e non fine. Grazie, io ho finito. Grazie, grazie professor Servidio per questa bellissima relazione, perché lei ha posto l'accento su delle tematiche di sicuro interesse. In primo luogo ci insegna a leggere la crisi come un'opportunità, ci insegna a declinare la vittoria piuttosto che la sconfitta, e anche un po' per questo discorso che lei fa, quasi antropologico, sull'individuo, la società, sui nessi che ovviamente ci regolano, secondo l'antica accezione aristotelica che siamo degli animali sociali per definizione. Anche se questa pandemia purtroppo ci ha costretto all'isolamento, però i valori della fratellanza, di cui ha anche parlato, della solidarietà, di cui ha anche parlato il dottor Telesforo e il dottor Bove, sono assolutamente ben declinati nelle corsie dei nostri ospedali, e lei che è in prima linea sicuramente ne è un esempio. Quindi grazie per questa proprio ventata di ottimismo che ci aiuta a vivere meglio e a credere a una cosa che poi mi permetterò di dire nella mia breve relazione finale, visto che appunto, parlerò dei medici nella letteratura. Ecco, se la scienza fa scoprire la verità, la letteratura aiuta a sopportarla ed è una mia profonda convinzione. Bene, grazie ancora, professor Servidio. Vedo adesso collegato il professor Sergio Locaputo, anche lui assolutamente in prima linea in questa battaglia, docente di malattie infettive dell'Università di Foggia. Ci presenta una relazione dal tema il rapporto medico-paziente nell'era Covid. Quindi c'è assolutamente un trade union che ci sta portando, appunto, ci sta conducendo in questo talk. Prego, professore. Grazie professoressa Palmieri, io non, buongiorno a tutti, non posso che sottoscrivere in pieno tutto quello che il professor Servidio ha detto da clinico. Del resto, chi come noi è in prima linea ha visto che quello che è successo è quello che sta succedendo. Sul rapporto medico-paziente, logicamente c'è tantissimo, c'è dalla filosofia, ma io volevo richiamare alcuni punti che sono importanti secondo me nel condizionare il rapporto medico-paziente in era Covid.
È vero, il rapporto medico-paziente, come giustamente ha detto il professor Capitanio, è un tecnico, cioè un tecnico che praticamente nel corso dei secoli ha fatto appunto della medicina una scienza, allontanandola completamente da quello che era lo stregone. Ma se dal punto di vista, diciamo, della medicina di Ippocrate era una persona che era al di sopra del paziente e quindi praticamente lavorava per il bene, operava per il bene del paziente, comunque era sempre una situazione, diciamo, assolutamente non alla pari. Nel corso dei secoli è cambiato tantissimo, però è anche vero che il presente ha visto il rapporto medico-paziente nella pratica clinica molto in crisi. E questa fotografia che io ho messo di vedere un medico che compila una ricetta e che davanti c'è il computer che fa quasi da barriera tra il paziente e il medico è un esempio di quello che è diventato il rapporto medico-paziente purtroppo in molte delle realtà quotidiane, sia in ospedale e sia fuori dall'ospedale. Per cui anche l'eccessiva frammentazione data dalle varie specializzazioni ha fatto sì che praticamente il paziente non riuscisse a vedere nel medico o in un medico una figura che potesse pensare alla sua salute, al suo benessere praticamente, che è forse più importante della singola malattia. E poi c'è il dottor Google, poi c'è il poco tempo, c'è lo stress, c'è la burocrazia che sicuramente è aumentata tantissimo e non ha fatto altro che togliere tempo al rapporto tra medico e paziente. Ma il rapporto medico-paziente è concentrato soprattutto su alcuni aspetti. Vedo che, eccolo. Quello della comunicazione, prevalentemente quello della comunicazione non verbale. E quindi praticamente tutta una serie di fattori. Noi sappiamo che praticamente anche in molte scuole di medicina, soprattutto nel passato, quando c'è stato anche un approccio più filosofico, giustamente, al rapporto medico-paziente, si è data una grandissima importanza e si dovrebbe dare una grandissima importanza anche nel corso degli studi di medicina a quella che è la comunicazione sia verbale che non verbale, anche perché è il tipo di comunicazione e l'emozione generata da questa comunicazione che fa sì che il paziente possa stabilire con il medico quell'empatia e quella fiducia che può precludere, che preclude a tutto un percorso di tipo diagnostico e terapeutico. E il saper ascoltare, che poi praticamente non è altro che riuscire a prendere l'anamnesi, che è praticamente la memoria che il paziente ha dentro di sé e che aiuta tantissimo il medico nel risolvere tutte le malattie. Questo saper ascoltare diventa un momento fondamentale. Vedo che ho dei problemi con... Noi la sentiamo e la vediamo perfettamente comunque. E ho problemi con la condivisione delle diapositive. Noi però, ecco, adesso ci le sta muovendo, sì. Noi le vediamo perfettamente comunque. Forse è andato un po' indietro. Non mi appare dice quale vuole che vada, gliela... La numero 6, grazie. Ecco. E quindi dicevo, un altro aspetto fondamentale è quello del contatto fisico. Proprio stringere la mano al paziente è un momento molto molto importante. Tutto questo, logicamente, con l'era Covid è venuto a mancare. Che cosa succede nell'era Covid? Il paziente è un paziente che è isolato, è un paziente che non riconosce i sanitari, perché tutti messi nella tuta riesce soltanto a stento a guardare gli occhi attraverso la visiera. La stessa voce, il timbro della voce che abbiamo visto come comunicazione non verbale importante, diventa un timbro metallico, assolutamente distaccato, la mimica facciale e tutto questo aggiungiamo, soprattutto nella prima fase, la paura della malattia. È un isolamento che il paziente ha con il mondo esterno che avviene solo attraverso il cellulare. Quindi questo è l'aspetto
che è dalla parte del paziente. Ma che cosa è successo anche per quanto riguarda il medico e gli operatori sanitari, perché siamo tutti, assolutamente tutti insieme in questa avventura, in questa emergenza, in questa guerra contro il Covid. Le barriere sono una grandissima difficoltà per gli operatori sanitari, perché non è solo un impaccio nei movimenti, è un qualcosa che comunque crea un distacco da parte del paziente, e anche la stessa assistenza quotidiana diventa più impacciata, diventa più difficile, e questo è percepito dal paziente. E poi c'è un ruolo predominante da parte di che cosa? Delle macchine, che hanno creato ulteriormente una barriera tra il medico e il paziente. Molto spesso, soprattutto nei casi più gravi, il riferimento del medico e anche del paziente è verso la macchina, cioè andare a vedere qual è la saturazione, quali sono i parametri, perché il medico fa riferimento a quei parametri per modificare la terapia, e lo stesso paziente si abitua e continua sempre a vedere o a chiedere di quelli che sono i parametri che la macchina segnala. Quindi è anche cambiato il modo anche stesso della visita del medico e paziente, soprattutto nelle fasi più acute. Poi c'è da parte dei sanitari anche la paura di contrarre infezioni, questo soprattutto nei primissimi mesi. E poi c'è la stanchezza, lo stress, perché questa battaglia praticamente la stiamo conducendo nei reparti di prima linea da febbraio-marzo e continua. Che cosa è successo? È cambiato però anche nel tempo. Quello che noi stiamo vivendo ora dal punto di vista del rapporto medico-paziente è completamente diverso, molto diverso rispetto a quello che è successo a febbraio-marzo. È migliorato il livello di assistenza, perché logicamente abbiamo imparato tante cose, abbiamo anche imparato a comportarci meglio in una situazione di emergenza. E quindi anche piccoli gesti, io ho riportato alcuni, tipo quello di scrivere il nome sulla tuta, o di portare e fare arrivare dei cibi dall'esterno, o quando il paziente sta meglio, scherzare sugli stessi parametri e su quello che le macchine dicono. Questo ha permesso sicuramente praticamente di far sì che la degenza, che peraltro si è anche ridotta a un paio di settimane, diventi non un isolamento pericolosissimo con l'incubo della malattia, ma praticamente sì, un periodo in cui bisogna superare la fase acuta e poi nel migliore dei modi, dando spazio all'umanità, cercare di essere dimessi. Un dato che io volevo porre alla vostra attenzione è proprio quello che noi abbiamo riscontrato rivedendo i pazienti guariti dal Covid. Praticamente più della metà dei pazienti hanno dei disturbi del tono dell'umore, continuano ad avere successivamente isolamento, paura della reinfezione, paura di infettare altre persone pur essendo guariti, e disturbi tipo l'insonnia o anche fatti di tipo depressivo. Ma quello che colpisce molto e che si lega benissimo col tema della nostra giornata è questa gratitudine dei pazienti nei confronti del personale sanitario, che riconoscono semplicemente dal viso, dagli occhi, perché non hanno visto altro durante il loro ricovero. E questa voglia di continuare a parlare, di avere a che fare con i sanitari che li hanno curati, è forse una delle esperienze più belle che io stesso e tutti quanti gli altri operatori hanno osservato in questa pandemia. Sicuramente noi dovremo ricorrere a quello che sono i PROS, che è praticamente quello che attualmente c'è, che abbiamo a disposizione per molte malattie. Noi li usiamo tranquillamente, per esempio, per l'HIV, quindi per una patologia infettiva cronica, che ci dicono quello che è lo stato di salute del paziente, quindi quello che pensa il paziente. E questo è un dato molto importante, che molto spesso è il medico che pretende di dire come sta il paziente o qual è il suo livello di salute. Invece noi dobbiamo conoscerlo dal paziente. E quale sarà il futuro? Il futuro sarà diverso, ci sono molti punti interrogativi, assolutamente non sappiamo se sarà come quello di prima. E io vi lascio con questa frase, che sicuramente praticamente è di Osler, quindi uno dei padri della medicina moderna, che ci può sicuramente dire che il paziente deve essere sempre al centro e non la malattia. Grazie. Grazie, grazie al professor Lo Caputo per questa bella disamina, proprio totalmente umanistica, anche ovviamente molto scientifica, ci ha fatto vedere in questi grafici l'incidenza della malattia
quali sono le principali caratteristiche, anche quello che ha appena detto sui disturbi del tono dell'umore, su cui molti professionisti si stanno interrogando, perché appunto non finisce con la malattia. C'è sempre purtroppo una coda che si spera essere fatta a matita, che quindi con una gomma si cancella facilmente, almeno questo è l'auspicio di quanti hanno patito e stanno patendo la malattia. E tra l'altro io la ringrazio perché mi dà poi modo nella mia brevissima relazione finale, adesso siamo in plancia di comando con il professor Giovanni Messina, mi dà l'opportunità di parlare proprio del rapporto medico-paziente curvato nella letteratura, quindi farò un paio di riferimenti letterari, lei li ha fatti dal punto di vista scientifico, a sostegno proprio del fatto di quanto sia stata sentita pregnante appunto nella letteratura di tutti i tempi, ma in particolare quella della modernità letteraria, proprio l'ingresso, l'intrusione, oserei dire, del lessico medico, della medicina in generale, nel tessuto narrativo. Quindi passo senz'altro la parola al professor Giovanni Messina, docente di fisiologia dell'Università di Foggia, con il quale appunto abbiamo condiviso, e ricordo ancora i nostri cari relatori ospiti Giuseppe Bove e Paolo Telesmo, abbiamo condiviso l'anno scorso questa esperienza della Notte Europea dei Ricercatori. Lui lo fa da un punto di vista particolare, a lui molto caro e chiaro, che lo stile di vita salutare per ridurre l'incidenza da Covid-19. Prego, professor Messina, buongiorno. Buongiorno a tutti, lasciatemi ringraziare la mia amica vulcanica professoressa Rossella Palmieri, che rappresenta il filo conduttore di quello che abbiamo fatto, iniziato l'anno scorso, declinando appunto la sostenibilità verso la prevenzione, verso quello che noi definiamo lifestyle medicine ormai, e quello che appunto il nostro magnifico tanto ha voluto, e grazie all'inclusione, al territorio che rappresenta proprio il piano strategico delle volontà del nostro magnifico Pierpaolo Limone, coinvolgendo la sanità pubblica, la sanità privata, quindi vediamo l'espressione nel dottor Telesforo, l'espressione dell'unione tra l'azienda ospedaliera e il mondo universitario, che ormai rappresenta il tutt'uno nel policlinico. Quindi ringraziamo il direttore generale, il magnifico rettore, per quanto abbiamo fatto l'anno scorso, che oggi continuiamo, e può essere considerato un vero e proprio vanto, in quanto proprio quest'anno, nella piena emergenza, nel mese dedicato alla prevenzione del cancro al seno, ora stiamo per finire questo mese, quindi ragazzi vi invito entro il 31 a poter accedere a Rai Play Cinema e vedere il nostro corto selezionato dalla Rai, proprio per farvi vedere un'opera che, incarnata dalla protagonista Cristina Donaddio, definita la protagonista di Gomorra, giusto per intenderci, grazie al regista Giuseppe Alessio Nuzzo, abbiamo descritto il suo vissuto mentre girava Gomorra, si ammala di tumore al seno, decide di curarsi al sud, e quindi grazie al dottor Paolo Telesforo, dove si sono girate alcune scene proprio del corto, grazie al dottor Giuseppe Bove, dove si sono girate altre scene del corto, abbiamo proprio sul nostro territorio gestito questo cortometraggio che oggi ci vede, a distanza di un anno, protagonisti sul panorama nazionale nell'ordine della prevenzione. Ma non mi dilungo al riguardo, ringrazio il professor Capitanio che ha voluto declinare la Notte dei Ricercatori non semplicemente nella giornata del 27, bensì esplodendola in 4 giorni, per poi ringraziare il padrone di casa, il direttore di studi umanistici, il professor Valerio, e non ultimo ringrazio Licia Colò per gli stimoli, per come incita voi ragazzi a orientarvi verso quello che è la scienza. E mi riporto ad una frase ormai lontana, ma a me cara, sebbene io sia qui a Foggia solo da 6 anni, ma a me cara: il nostro Ateneo nasce nel 1999, quindi abbiamo l'anno scorso festeggiato il nostro ventennio, nel 2000 la facoltà di medicina, e dove il professor Luigi Ambrosi diceva: i tempi della scienza non sono quelli della conoscenza. E proprio in quest'ambito voglio dire come il nostro preside fu lungimirante
ad oggi lo stile di vita salutare per ridurre l'incidenza da Covid, a me la relazione assegnata dalla professoressa Rossella Palmieri, che coordina questa sessione. È noto a tutti che l'11 marzo del 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che il Covid è una pandemia globale. Non certo andrò io a spiegarvi l'eziologia di cosa succede, ma sicuramente avete sentito parlare, ragazzi, di polmonite interstiziale. Che cosa succede? Che alcune citochine abbiamo una risposta immunitaria. Per renderla semplice, noi dovremmo tendere a ridurre l'incremento di alcune di queste citochine, e quindi queste citochine infiammatorie sicuramente potrebbero rappresentare un bersaglio per la terapia anti-Covid in attesa di un possibile vaccino che a breve troveremo disponibile. Intanto però, per ritornare nelle mie competenze e vedere come uno stile di vita potesse modulare differentemente l'incidenza da Covid, poco tempo dopo la insorgenza di questa pandemia, ogni ricercatore, ragazzi, non fa altro che digitare su un motore di ricerca che dà la possibilità al singolo ricercatore di vedere quali pubblicazioni sono presenti sul panorama internazionale, digitando nutrizione, attività fisica e Covid, i risultati furono pari a zero. Ad oggi, nel giro di pochissimo tempo, vediamo che i risultati emersi sono circa 128, quindi c'è una netta differenza. E copia la punta del collega Locabuto, meglio suggeritami ieri dalla mia dottoranda, la dottoressa La Torre, che disse su Google cosa succede. Bene, ne troviamo circa 296.000. Lo stato di salute, quello nutrizionale dell'ospite, della persona, è fondamentale per avere una corretta risposta antinfiammatoria. Certo, in condizioni fisiologiche, faccio il fisiologo, vi descrivo leggermente quello che succede. Il nostro corpo è in grado di produrre dei modulatori contro l'infiammazione, tra questi la adiponectina, una proteina sintetizzata dal tessuto adiposo che è in grado di indurre un effetto importante nel processo antinfiammatorio nelle patologie respiratorie. E allora, di qui, il gruppo di ricerca che mi onoro di coordinare ha formulato un'ipotesi accettata nel giro di 20 giorni da una rivista degna di rispetto sul panorama internazionale, dove volevamo, e sta diventando oggetto di ricerca per il nostro gruppo, vedere come un intervento nutrizionale può aiutare a ridurre l'incidenza da Covid potenziando l'incremento di adiponectina, in quanto, come vediamo in questa seconda emergenza, il 13 novembre, giusto 13 giorni fa, il numero di casi era pari a 41.000. Fortunatamente oggi avrete modo di vedere con la sessione successiva, con il coinvolgimento del professor Lopalco, come ad oggi il tutto sta piano piano tendendo a diminuire. E ringrazio il nostro direttore di dipartimento, il professor Gaetano Servidio, che dalle sue doti di scienziato ha un attimino annullato le sue competenze, facendo emergere quel rapporto medico-paziente che, ahimè, ad oggi in televisione purtroppo non lo sentiamo minimamente. E intanto lo ringrazio anche per avermi suscitato stimolo a parlare di come le nostre abitudini alimentari sono cambiate. Sicuramente viaggiamo meno, impastiamo di più, il lievito per un periodo non si trovava. Infatti, se andiamo a vedere come sono aumentati i consumi, è aumentato del 60%, del 64% l'uso di carne rossa. È aumentata anche, si dice, in un'intervista telefonica su circa 45.000 soggetti, che è aumentato il consumo anche di frutta, di verdura, ma intanto però il peso degli stessi intervistati
è aumentato del 44%, l'esercizio fisico si è ridotto del 53%. E allora perché diventiamo obesi? Perché l'introito alimentare ad oggi ha abbandonato la veste di mangiare per sopravvivere ed è diventato il piacere del mangiare, da una parte. Dall'altra, dico sempre, la tensione si scarica con la masticazione e quindi da dove vogliamo declinarla vediamo che alla fine ci riportiamo sempre dove? A tavola. È uno dei piaceri, ma quello che comunque può diventare un dispiacere in un ordine strettamente preventivo può ridurre la nostra potenziale aspettativa di vita. Detto così, sembra un percorso difficile da percorrere nel modo più assoluto. Sappiamo benissimo quali sono i fattori strettamente preventivi rispetto ai fattori di rischio. Quindi, di qui però insorge quello che viene definito comportamento legato a una piccola area cerebrale, l'ipotalamo, che presenta due sottoaree, l'area del il centro della fame e il centro della sazietà. Sperimentalmente un ricercatore fa vedere che inducendo una lesione nell'animale da laboratorio dell'ipotalamo laterale, l'animale dimagrisce. Se andiamo a vedere l'opposto, la lesione dell'altra area, l'animale ingrassa. Questo è quello che succede però nell'animale. E le influenze edonistico-sensoriali, solo il croc di una patatina, sicuramente a parecchi di voi a quest'ora avrà fatto venire l'acquolina. Quindi già siamo predisposti a introdurre un alimento, una pizza fredda, non suscita minimamente l'idea di volerla mangiare. E se vediamo questa foto, vi viene voglia di mangiare? No, ma subito dopo, se vi faccio vedere un piatto di orecchiette, già abbiamo dimenticato quello che poc'anzi abbiamo visto. E quindi, a questo punto, le colonne del benessere, sicuramente da una parte sono rappresentate da un'equilibrata attività fisica, dall'altra da una sana alimentazione, in grado di proteggerci da quella che oggi è definita pandemia. Come? Attraverso i canoni dettati dalla dieta mediterranea, che non significa minimamente restrizione, bensì stile di vita orientato verso un'alimentazione salutare con una perfetta distribuzione dei macronutrienti, ma non sono qui a tediare su questo, come altrettanto però la dieta mediterranea è in grado di ridurre l'incidenza di Covid, in quanto è una dieta ricca di omega 3, ricca di antiossidanti, oltre che essere sostenibile, obiettivo del nostro, della nostra trattazione in queste giornate, in quanto gli omega 3 contenuti nel pesce azzurro prevalentemente sono in grado di aumentare quei famosi livelli di adiponectina che abbiamo detto, diminuiscono lo stato infiammatorio, sono in grado di garantire una migliore ossigenazione, migliorare gli esiti clinici nei pazienti in terapia intensiva, per poi vedere come alcuni antiossidanti contenuti nella frutta e nella verdura sortiscono lo stesso effetto. E altre sostanze, giusto per restare nei tempi, andiamo avanti rapidamente vedendo come dall'altra parte l'altra colonna del benessere è rappresentata da un corretto stile di vita orientato verso uno stile di vita scarsamente sedentario. Ma l'esercizio fisico non deve essere considerato a discolpa di quello che noi mangiamo, perché per smaltire mezza margherita dobbiamo giocare un'ora a calcio. Quindi l'esercizio fisico risulta essere sicuramente programmato per prevenzione primaria, ma quale esercizio fisico? Sicuramente quell'attività aerobica dettata e declinata in un ordine di frequenza settimanale, in quanto l'inattività fisica, vedete su questo grafico, fa meno male dell'overtraining. Da domani mattina, visto che siamo in una fase di scarsa attività, possiamo considerarla, ma in un modo moderato, in quanto un esercizio estremo può essere considerato per un atleta professionista un lavoro usurante, determinando una notevole produzione di radicali liberi. E quindi la pratica sportiva, l'esercizio fisico in generale, devono tendere a preservare la salute. Sarebbe assurdo se l'uomo si facesse ossidare dallo sport. Pertanto, uno stile di vita salutare
consta in 5 mosse, più frutta e verdura, più varietà, bisogna mostrare notevole attenzione alle porzioni, meno grassi, una vita meno sedentaria. Dal momento che il troppo storpia per eccesso e per difetto, il benessere si ottiene dalle giuste dosi. Una corretta attività fisica, una sana alimentazione possono trasformare il malessere in benessere, e con alcuni piccoli consigli che lascerò in attesa della professoressa Palmieri, che inizierà la sua relazione, vi ringrazio. Grazie, grazie al professor Messina. Magari, ecco, gli chiedo di lasciare ancora questa ultima schermata, così i nostri ospiti presenti possono, ecco, fruire dei consigli del professor Messina, che in maniera sempre così puntuale, precisa, analitica, ovviamente clinica, ci induce appunto a uno stile di vita sano, perché uno stile di vita sano è foriero poi di un benessere generalizzato. E qui, sempre per dare la curvatura umanistica, lo avevo citato già nella ouverture, la prima mattina della nostra notte europea dei ricercatori, mi piace ricordare ciò che diceva l'aforista francese, lo scrittore francese François de La Rochefoucauld, quando appunto sosteneva che mangiare è un bisogno, mangiare con intelligenza è un'arte. Bene, grazie al professor Messina. Io adesso mi do la parola, per così dire, perché mi fa piacere condividere con voi, visto che parte di questo talk è incentrato, gran parte di questo talk è incentrato sull'umanesimo, ecco, vedere la ricaduta del motivo medico nella letteratura. Lo farò attraverso tre parole chiave, che sono appunto malattia, medicina, medici, contagio e catastrofe, che poi sono i grandi temi della nostra tre giorni, e sono anche i temi che i nostri letterati della modernità, ma non solo, in qualche maniera avevano previsto. Allora, i motivi legati alla medicina, ai medici e alle malattie sono antichissimi, attraversano spazi e tempi lontani tra loro. Ecco, io faccio soltanto un esempio dell'antichità, pensiamo a Filottete, lasciato moribondo dai suoi amici con una gamba infetta, fino a quando viene proprio fatta una sorta di operazione chirurgica in anestesia ante litteram da Asclepio, che lo fa crollare in un profondo sonno e poi appunto risolve il problema della sua ferita. Ma andando ovviamente per rapidissime falcate, penso anche alla letteratura francese, a quel grande classico che sicuramente gli studenti hanno letto, Madame Bovary di Flaubert, dove vengono definiti in maniera molto attenta, molto certosina, i sintomi dell'avvelenamento di Emma Bovary: il cuore che pulsa di meno, il vomito, la lingua livida. E particolare molto importante, qui ci sono tanti medici presenti e farà piacere loro vedere come il medico entra nella letteratura, ovviamente lo sanno. Ecco, c'è il dottor Lariviere, che è al suo capezzale nella duplice veste di clinico ma anche una sorta di amico di famiglia. Ma la cosa curiosa è che viene citato Bichat, cioè, come dire, la realtà entra prepotentemente nel tessuto letterario, esattamente come possiamo vedere anche in Pirandello, che ha dato grande spazio alla malattia, non soltanto fisica e organica, ovviamente anche al côté mentale, al lato mentale, ma che cita più riprese Charcot, Binet, cita le alterazioni della personalità per averlo letto, e del resto appunto le alterazioni della personalità è un grosso vivaio per dargli la possibilità di parlare dell'infinito doppio, il doppio pirandelliano, uno su tutti, Mattia Pascal. Ecco, oppure ancora le lezioni alla Salpetriera di Charcot. Ecco, sono tutti segni che ci fanno capire come i letterati siano perfettamente in grado, innanzitutto competenti anche del linguaggio medico, e come siano in grado di portare il lessico medico nel tessuto narrativo. Ecco, un po' perché i letterati sono considerati cugini della scienza e sono chiamati a svelare, come dire, quell'oltre invisibile al cannocchiale, ecco, quel dolore che dalle regioni del corpo trasmigra nella psiche, impregnandolo di sofferenza. Ecco, noi abbiamo una campionatura, per così dire, di malati pirandelliani che vivono il loro dramma della malattia fisica anche come riverbero di una proiezione interiore. E poi c'è da dire che negli anni 30 assistiamo alla grande costruzione degli ospedali, quindi gli ospedali ma anche le farmacie entrano prepotentemente nel tessuto letterario. Ci sono infinite declinazioni anche comiche, anche se andiamo un po' indietro nel tempo con Goldoni, c'è un'opera molto divertente che si chiama La finta ammalata,
in cui viene proprio descritta la farmacia come una drogheria, come un luogo strano dove si aggirano personaggi bizzarri. Ecco, quindi c'è un controcanto comico e anche un controcanto tragico sostanzialmente. Ecco, quindi non sarà raro trovare nella letteratura della modernità tante malattie, alcune figlie della miseria, il rachitismo, la pellagra, l'anemia, altre inspiegabili e improvvise. Ecco, Pirandello è un grande cantore, diciamo, della malattia improvvisa, specie tra i bambini, quindi penso a una novella che si chiama I tre pensieri della sbiobbina, in cui ci racconta la vicenda stranissima di una bambina sana, sanissima fino a 9 anni, che poi da un certo punto in poi della sua crescita ha una sorta di involuzione, diventa rachitica, diventa come un piccolo albero che si piega su se stesso, e quindi poi la declinazione di questa anomalia fisica che va a toccare le corde del suo essere. E poi ci sono anche tante altre malattie che vengono rubricate, la malaria, il colera, come conseguenza anche delle scarse condizioni igieniche del tempo. E allora, è un curioso notare che soprattutto nell'opera di Pirandello, vi parlo soltanto di Pirandello e Buzzati in questa mia brevissima relazione, non c'è organo che non sia colpito, quindi occhi, arti, polmoni, reni, cuore. Ecco, nessun organo riesce vivo, sano dalla quotidiana lotta che questi infelici protagonisti ingaggiano con la malattia stessa, anche se particolare di non poco conto, un'anomalia fisica è sempre, come dire, indizio di una dimensione interiore da correggere. Ecco, faccio soltanto 2 esempi notissimi: lo strabismo di Mattia Pascal, che significa non tanto l'anomalia fisica in sé, o comunque non solo l'anomalia fisica in sé, ma proprio l'essere portatore di un punto di vista duale. O ancora un altro esempio famosissimo, una giovane protagonista di un dramma che si chiama Lazzaro, che è stata privata per alcune ragioni dell'affetto del padre e della madre, ha sviluppato una sorta di paralisi alle gambe, paralisi che supererà, quindi tornerà a camminare quasi come una sorta di miracolo, quando si ricongiunge con la madre, quindi quando si ritorna, diciamo, nella sfera affettiva che doveva esserle deputata appunto per la sua età. E poi cito un caso fra tutti emblematico, che è L'uomo dal fiore in bocca di Pirandello, in cui si racconta questa storia inquietante di un malato di epitelioma. Ecco, qui addirittura Pirandello si premura di scandire la parola più volte: epitelioma, epitelioma, dolce quasi come una caramella, nel senso che, ecco, c'è una caratteristica dei personaggi pirandelliani quando impattano con la malattia, di scendere un po' a patti con la malattia stessa, no? Accettarla per molti versi e forse non sorriderne, perché appunto Pirandello non usa l'ironia, tutt'al più l'umorismo, ma vedere comunque del controcanto tragico anche una sfera di possibile consolazione. Ecco, questo si vede in questa vicenda, sia pure estremamente inquietante, perché l'epitelioma è un fiore in bocca, cioè una sorta di tubero violaceo, un'escrescenza che appunto cresce sulle labbra di questo uomo, che racconta la sua vicenda a un anonimo avventore, dicendo appunto: io ti ho messo la morte, ti ho messo questo fiore in bocca, verrò a prenderlo tra 6 mesi. Quindi anche il sapere, diciamo, il termine ultimo della malattia e quindi dell'inevitabile morte. E anche a tale proposito, sul fatto che ogni tanto i nostri pazienti pirandelliani, i nostri malati pirandelliani hanno una certa qual consolazione dalla malattia stessa, la si può vedere da un'altra novella che si chiama La mano del malato povero, in cui si parla della quotidiana lotta di un malato che va spesso negli ospedali, però a un certo punto ci dice, la voce narrante ci dice, in maniera anche un po' così ironica: ecco, non fate codesta faccia da imbecilli, perché io con i malati, con le medicine e con gli ospedali ho sempre saputo intessere delle dolcissime relazioni. Ecco, quindi questa è soltanto una panoramica di carattere generale, ma possiamo trovare, io avevo citato Emma Bovary, anche Verga è una peccatrice, ci parla degli effetti di un avvelenamento e ci mette in scena, insomma, come sequenza narrativa, il medico ha una funzione molto importante, lo troviamo anche nella Traviata di Verdi, non è soltanto il clinico, ma è anche l'amico di famiglia, colui che deve portare un certo qual ristoro emotivo al paziente. Ecco, questo a proposito ciò che si diceva
nella relazione del professor Lo Caputo, cosa che succede bene nel romanticismo, un po' di meno nella modernità letteraria, perché i medici che per esempio popolano gli universi di Pirandello e Buzzati, sono dei medici che hanno un che di inquietante, a volte anche il loro stesso nome è indicativo di qualcosa che inquieta, che è sinistro. Questo in qualche maniera spiega il loro scetticismo da una parte. Ecco, ricordo che Buzzati è stato molto sollecitato sul tema della malattia perché aveva sofferto di una banale mastoidite che gli fu diagnosticata come qualcosa di più serio. Ecco, è il suo notissimo caso clinico, un caso clinico, no? In cui il malato, per una serie di circostanze, da quasi sano si trova praticamente a morire in una clinica, gli è venuto anche proprio per effetto della suggestione, che non è una suggestione, ben più di una suggestione, dell'essere stato malato. Ma così come anche Molière, io ogni tanto entro ed esco nei secoli, anche Molière è un grande esperto di medicina, proprio perché appunto da grande ipocondriaco aveva avuto, diciamo, modo di constatare l'operato dei medici nella sua stessa casa. E quindi c'è un grandissimo ciclo della medicina, ecco, c'è proprio un corpus di commedie di Molière che va proprio sotto il titolo di ciclo della medicina, il malato immaginario, la più famosa. Allora io vado veloce, quindi ho declinato la prima parola che è malattia. Paura adesso della catastrofe. Ecco, la catastrofe ambientale, il professor Capitani ha parlato moltissimo dell'ambiente, di tutte le derive, di tutto ciò che significa anche sul riscaldamento del pianeta, è un tema che ha toccato anche Licia Colò. Ebbene, qui vi cito Buzzati, che oltre a essere un grande scrittore, noto per il suo romanzo Il deserto dei Tartari, è stato un giornalista del Corriere della Sera. Questo che significa? Che è riuscito a coniugare non solo l'aspetto, diciamo, giornalistico, quindi reale, cronachistico, con le sue intuizioni letterarie. Ebbene, ecco, ci fa proprio un focus sul motivo della catastrofe e sul dolore che ne deriva, perché la catastrofe è diretta conseguenza di un processo, di un progresso scientifico che non è supportato da una forte dose di moralità. Ecco, l'etica, la fratellanza, il limite, ciò che ha detto anche il professor Servidio e il dottor Telesforo poc'anzi. Qui lo vediamo proprio declinato in un paio di racconti di cui vi dico velocemente. Ecco, per esempio c'è un racconto che si chiama Il grande ritratto, che si fonda sul tentativo di ricreare un essere vivente. Il protagonista ha perso la moglie Laura e vuole farla rivivere. Ecco, riprende un po' il notissimo archetipo del Frankenstein, no? Ma qui si lega naturalmente non solo a una intuizione letteraria che era già in piedi nel corso dei secoli, ma anche agli studi che si facevano negli anni 60 sulla cibernetica. Ebbene, insomma, potete immaginare che questo esperimento non riesce, nel senso che nel riportare in vita la moglie Laura crea sostanzialmente un mostro, ecco, Frankenstein, un mostro pur dotato di sentimenti ma con un cervello che è un automa, ecco, e quindi sentimenti e desideri che sono impossibili da soddisfare elettronicamente. E cosa farà? Ovviamente poi il protagonista deciderà di distruggere la sua creatura. Un altro esempio appunto che ci fa intendere proprio quanto sia forte la deriva del progresso scientifico quando non supportata dall'etica, si trova in un altro racconto molto inquietante che si chiama L'esperimento di Ascanianova. Descrive appunto un esperimento di ibridazione tra l'apocalittico e il mostruoso che avviene in una stazione di zootecnia della Crimea. Ecco, qui vengono proprio sovvertite le leggi di natura, perché vengono fatti incroci fra animali mostruosi, cammelli con dromedari, buoi con cavalli, fino a che si arriva a una ibridazione tra l'uomo e la scimmia. Si crea una situazione estremamente inquietante con questo animale che però ha delle fattezze dell'uomo, ha l'occhio della tristezza. Ecco, qui Buzzati è molto abile da cronista a mettere su tanti particolari per descriverci questa creatura mostruosa, e conclude questo racconto dicendo, lo cito testualmente: qualcuno ha passato il confine estremo concesso all'uomo e dietro sta il Signore con la spada nera in mano. Ecco, proprio a dire che c'è un punitore che appunto punisce questa deriva, diciamo, tecnologica. Un altro esempio importante: si è parlato della plastica e l'Università di Foggia ha fatto delle grosse battaglie per il plastic free. Ecco,
C'è un racconto veramente molto profetico che si chiama Elefantiasi, e anche qui tra il profetico, il catastrofico, l'ambientale, in cui si parla appunto dell'esplosione improvvisa di tutto il materiale plastico presente sul pianeta e con la conseguente paura, anzi panico, che si genera perché saltano le protesi, saltano tutti i materiali in ogni angolo del pianeta che sono stati costruiti con la plastica. Quindi immaginatevi questa sequenza: sirene, mezzi di soccorso, a cui segue un inquietante silenzio. Ecco, è uno scritto particolarmente preveggente, anche perché poi Buzzati ci racconta in questo breve racconto appunto che alcuni stati decidono in una conferenza di sbarazzarsi degli oggetti di plastica zavorrandoli e calandoli nei mari. Quindi, come dire, la letteratura aveva già detto tutto. Ancora qualche ultimissima cosa, se i nostri amici relatori mi concedono qualche istante per avviarmi alla conclusione. C'è un altro racconto molto interessante che si chiama L'idrogeno. Qui addirittura Buzzati ci parla della bomba atomica che viene recapitata sul pianerottolo di un strano soggetto che viene svegliato nel cuore della notte alle 57:15. È un racconto estremamente particolareggiato proprio perché insiste sulla dimensione straniante. Pensiamo di svegliarci alle 57:15, un orario che non esiste, e trovare una bomba atomica sul nostro pianerottolo. Ecco, segno che una tematica del genere riguarda tutti sostanzialmente, e non c'è scampo. E poi appunto un racconto profetico per eccellenza, La fine del mondo, che dà anche il titolo alla mia relazione, Ciascuno pensò a sé, il che contraddice tutto ciò che stiamo dicendo, insomma, sul senso della solidarietà e della fratellanza. Però qui Buzzati ci racconta proprio l'esito di un panico generalizzato, perché c'è stata la fine del mondo, che Buzzati descrive come una serie di con dei colori naturali, colonne di fumo che si alzano all'improvviso, e tutti sono alla ricerca di un prete perché possano essere almeno perdonati i peccati che appunto tutta questa gente ha fatto in terra. Quindi si crea anche assembramenti, come dire. E non meno di quanto aveva detto Zeno, nella coscienza appunto di Zeno, aveva detto Svevo, circa la presenza di un ordigno che porterà il mondo a uno stato di nebulosa, anzi privo di malattie, proprio perché è completamente distrutto. Ecco, e infine l'ultima cosa, proprio perché si parla di contagio, di Covid, ecco, il contagio è molto presente nella letteratura della modernità. Cito soltanto due casi, uno di Pirandello e uno di Buzzati. Il primo appunto è quello di Pirandello, si chiama La mosca. Pensate, viene raccontato con dovizia di particolari il contagio che avviene attraverso una mosca tra uomo ed animale. E la cosa estremamente interessante di questo racconto, per la sua ricaduta narrativa, è che questa mosca viene iperbolizzata. A un certo punto si parla della sua proboscide, proprio per evidenziare il fatto che sia un forte agente di morte, un ciclopico agente di morte, ma poi soprattutto perché, ecco, è stranissimo, perché è proprio una mosca, cioè un insetto piccolo, sia pure fastidioso, che assume la stessa funzione di quell'elemento casuale che tanto spesso si inserisce nelle storie degli esseri umani e scompaginando le loro esistenze. Questo lo ha detto molto bene Servidio in un posto della Cina, molto piccolo, forse in un mercato, forse non sappiamo come. Ecco, è un po' il corrispettivo di una cosa estremamente piccola che si incunea nella nostra vita e sconvolge le nostre esistenze. Quindi nessuno è al riparo da questo. E poi Pirandello è molto tecnico, forse anche perché è profondo conoscitore del mondo agricolo, a parlarci proprio dell'antrace, del carbonchio, quindi di questo contagio del carbonchio o antrace, che è una malattia del bestiame proprio trasmissibile all'uomo. E in questa novella cita proprio i sintomi fisici: la lesione della cute, la lesione dell'apparato respiratorio, dell'apparato digerente, e quindi mostra di conoscere tutti i sintomi correlati al carbonchio, e quindi la febbre, il gonfiore, il prurito, l'affanno, che si premura di evidenziare nella novella. Ultimissima racconto che chiude la mia carrellata è Una cosa che comincia per L. È un racconto di Buzzati. E cosa è questa L? L sta per lebbra, è l'indicibilità della malattia. La si evince già del titolo, che non viene menzionata appunto la malattia, cioè Una cosa che comincia per L. E qui
si racconta la vicenda di un mercante di legnami molto pieno di sé che si trova poi ad impattare con la malattia. Questo è uno schema molto presente in Buzzati, quando ci vuole presentare dei personaggi che sono a tutti gli effetti inseriti in un tessuto lavorativo. Ecco, la modernità letteraria che si traduce nell'immagine del commercio, oppure in un caso clinico, quest'uomo che poi sta ammala, non si capisce neanche bene di cosa, è un grande capitano d'industria senza scrupoli. Ecco, c'è l'incursione proprio del progresso, il telefono, il magnetofono, la segretaria che si agita in questo studio, in questo ufficio, tutto questo che viene vanificato da un elemento imponderabile qual è la malattia, indicibile in questo caso, che scompagina la vita di questi protagonisti. E appunto qui quello che è stato detto purtroppo sull'isolamento a cui ci costringe il Covid, il fatto che chiama un medico sperando di ricevere un aiuto, ma per una serie di vicissitudini che rendono, come dire, difficile l'aiuto medico, si trova addirittura ad avere una campanella al collo per segnalare con il suono il fatto che sia un lebbroso. Quindi ecco, Buzzati, Pirandello a vario titolo hanno saputo raccontare la malattia, lo hanno fatto in maniera da letterati sicuramente, in qualche modo anche in maniera scientifica per via delle loro competenze, mai dimenticando di avere nei confronti di questi infelici protagonisti un grande sentimento di pietà e di compassione. Ecco perché mi piace concludere idealmente, e non soltanto idealmente, visto che siamo davvero in conclusione, ora mi avvio ai saluti di tutti, che quello che ho detto poc'anzi, che è vero che la scienza trova le verità, è nei laboratori, è presente in tutto ciò che significa avanzamento scientifico, in questo caso del vaccino, quindi sicuramente la scienza trova la verità, ma la letteratura, i nostri letterati aiutano a sopportare gli effetti di verità evidentemente più di una volta dolorose. Io adesso ringrazio e saluto tutti i presenti, iniziando dal magnifico rettore, il professor Limone, che ci ha accompagnato in questo interessante talk. Ringrazio e saluto il direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, Sebastiano Valerio. Ringrazio il professor Rino Capitanio, che è delegato alla ricerca. Se si affaccia un attimo, così ci dice, ci saluta, perché lui è poi insomma il direttore d'orchestra di tutto e di tutti. E saluto senz'altro i nostri cari relatori, che sono il dottor Giuseppe Bove, il professor Gaetano Servidio, il dottor Paolo Telesforo, il professor Giovanni Messina, il professor Sergio Locaputo. Io credo che sia giusto che sia il professor Capitanio a chiudere con giusto qualche altro minuto questo nostro incontro. E ringrazio ovviamente tutti gli studenti presenti, i nostri studenti universitari, i laureandi, i dottorandi, gli studenti dei nostri istituti scolastici, le dirigenti scolastiche, i dirigenti scolastici e le docenti referenti, che fanno tutti quanti insieme un grandissimo lavoro, specie in questi tempi. Prego, professore. Sì, grazie Rossella. Io non posso che congratularmi con tutti i relatori e col modo con cui è stata, diciamo, strutturata questa round table. Il messaggio che comunque è arrivato anche dagli altri eventi a cui hanno potuto assistere gli studenti e che mi preme sottolineare è che ogni topic, cioè ogni argomento, per essere compreso ha bisogno del contributo di competenze diverse. Oggi abbiamo visto come due mondi che paradossalmente sono considerati sempre distanti o comunque difficilmente integranti, in realtà possono confluire insieme nel definire meglio tutti gli aspetti di una problematica. In questo caso era dedicato alla interazione tra il medico e il paziente, è stata vista e affrontata da un punto di vista, in inglese il termine è multifaceted, cioè multifattoriale, d'accordo? Quindi credo che sia stato davvero molto stimolante e vi invito tutti alla sessione pomeridiana, che in qualche modo è una continuazione, sarà organizzata questa dai dipartimenti di area medica del nostro Ateneo e affronterà un po' più nello specifico la interazione tra stress ambientali, quindi collegati alla sostenibilità da un punto di vista ambientale, e insorgenza delle pandemie. Vi invito perché ci saranno ospiti importanti e illustri che
diciamo, contribuiranno in modo molto stimolante a comprendere questa relazione complessa, dando anche suggerimenti sulla opportunità che noi di fatto abbiamo di poter, modificando con la nostra azione, in qualche modo, stile di vita, diciamo, quello che ci circonda, possiamo anche modificare il rischio, ridurre il rischio di sviluppare alcune tipologie di malattie, specialmente quelle infettive. Quindi vi ringrazio ancora, ringrazio Rossella per il suo outstanding, diciamo, la sua capacità non comune di collegare tematiche molto diverse, e voi tutti per l'attenzione che ci avete dedicato. A più tardi, grazie. Grazie, grazie e buona giornata a tutti, grazie.